Le indagini hanno consentito di individuare almeno quattro attività illecite che sono state in qualche maniera oggetto di accertamento e che hanno visto protagonisti una serie, per la verità piuttosto cospicua, di dipendenti dell'ufficio doganale di Salerno. La prima attività riguardava un contrabbando di tabacco per narghilè in transito per il porto di Salerno. Il tabacco era apparentemente destinato in Marocco, quindi diciamo non avrebbe dovuto circolare sul territorio nazionale, ma avrebbe dovuto transitare per Salerno unicamente per l'imbarco verso l'estero. Gli accertamenti hanno invece dimostrato che presso il porto di Salerno questo tabacco, che pure appunto risultava essere regolarmente prodotto, in realtà non era mai arrivato. Ulteriori accertamenti, ulteriori fatti emersi hanno fatto emergere un sistema praticamente di corruttele, nel senso che ovviamente questi soggetti venivano retribuiti per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, e hanno fatto altresì emergere sostanzialmente tutta una serie di atti di appropriazione che venivano realizzati da questi funzionari doganali, aprendo i container che arrivavano al porto e prelevando dagli stessi diciamo, merci destinate alla spedizione. Ulteriori fatti emersi riguardano un traffico internazionale di rifiuti che sostanzialmente si sviluppava attraverso rifiuti speciali, che si sviluppava attraverso la compiacenza di due funzionari doganali e che vedevano smistati verso paesi africani materiali come per esempio copertoni d'auto, pannelli fotovoltaici, batterie, accumulatori di energia, insomma varie cose di questo genere. Oltre che materiale di provenienza furtiva e pertanto oggetto di ricettazione. Primo aspetto appunto è l'estensione del fenomeno nel senso della diffusività di questo sistema di collusioni che è stato accertato, che ripeto insomma non riguardava delle singole mele marce, ma che era un po' una prassi, no? Diciamo, comportamentale a livello territoriale. La seconda caratteristica è il senso un po' veramente di impunità che dalle indagini è emerso avere queste persone che sono state indagate. Un'altra manifestazione di questo senso un po' di impunità è data dalla vicenda che ha tristemente riguardato purtroppo un impiegato della Procura della Repubblica, il quale impiegato della Procura della Repubblica è stato a un certo punto, nel momento in cui si percepiva che vi fossero indagini in corso, e chiaramente nessuno più può pensare di essere oggetto di indagini che colui che ha commesso il reato, perché insomma sa di aver fatto qualcosa per cui può essere indagato, gli è stato richiesto di andare a verificare nei registri informatizzati della Procura di Salerno se pendevano procedimenti nei confronti di questi soggetti, e lui sostanzialmente l'ha fatto, fornendo le relative notizie. Attività, alquanto temeraria, come voi comprendete, perché praticamente qualunque accesso al sistema informatico viene loggato con l'indicazione anche di chi l'ha effettuato, ma evidentemente queste persone ritenevano che il gioco valesse la candela o che avessero delle ragionevoli aspettative di farla franca.